Garantire la coesione sociale nella città di Catania, questo è il titolo del convegno organizzato questa mattina che vuole puntare l'attenzione sull'importanza delle forze sociali come motore attivo nella nostra città, forze sociali che possono dare i suggerimenti opportuni alle amministrazioni per cambiare rotta in un momento difficile come quello che stiamo vivendo. Sì, per la prima volta abbiamo messo insieme imprese, terzo settore, associazioni assistenziali. Vorremmo chiedere all'amministrazione di creare un progetto che sia intelligente e innovativo nella semplicità, cioè fare crescere tutti in contemporanea. Non chiediamo una cortesia per una lobby o per un'associazione, vogliamo che si possa realizzare un progetto che sia come un seme che faccia ricrescere e ripartire l'economia, pensando dagli ultimi e cercando di arrivare ai medi e arrivare anche ai primi. Gli ultimi sono sempre quelli più dimenticati dalla politica. Sono i più dimenticati anche perché la politica ha contribuito a farli diventare ultimi, non dimentichiamo la facilità con cui si davano i prestiti, con la pubblicità sfrenata su tanti mezzi inutili che entrano in casa, e quindi la politica li ha fregati due volte, prima quando li ha fatti diventare poveri e ora che hanno bisogno di assistenza li trascura. Il convegno organizzato dall'Associazione di tutela dei diritti del debitore, dalla Fondazione Bene, dal Movimento Cristiano Lavoratori, dalla Confcommercio Catania e dal Consorzio Solco ha portato alla stesura di un documento unitario nel quale sono stati evidenziati alcuni punti fondamentali che verranno girati all'amministrazione. Chiediamo alla nuova amministrazione di aprire uno sportello al Comune di Catania attraverso il segretario sociale, relazionarsi con il Tribunale di Catania per aiutare le persone, le famiglie e le aziende in stato di sovraindebitamento. Attività che è già stata fatta dal Tribunale di Torino.